Ma signor Giorgio! Abbiamo già i fans, come ti chiami? Giorgio. Giorgio, di dove sei Giorgio? Trento. Di Trento, e cosa ci canti stasera? Stasera canto Forever Young. Di chi è questa canzone? Che non la conosco. Brian Adams. Ah, allora sì, la conosco. No, scusa, degli Alphaville, perché io canto Brian Adams. Cioè, Alphaville. Degli Alphaville. Forever Young. Alphaville. Ho capito. Ascolta, ma sei un appassionato, da quant'è che canti? 7-8 anni. 7-8 anni. E hai partecipato mai a dei concorsi? Wow, sì, piccoli sì. Ho capito. Piccoli, l'ultimo tipo... che hai fatto? Oh, mamma mia. Due-tre anni fa. Due-tre anni fa? Comunque sono arrivato terzo, su 25. Ah, grande terzo, grandissimo. La prima volta che lo facevo, non sapevo neanche che c'era il concorso. Forse se no non cantavo neanche così. Molto bene. Allora, ci vediamo dopo sul palco e tanti auguri. E allora andiamo con il terzo, con un altro video. Andiamo con signor Giorgio. Io vorrei fare però una premessa velocissima. Signor Giorgio è un professore di inglese. The teacher. E adesso ci darà un po' lezione della sua fantastica pronuncia molto sciolta, disinvolta, con Forever Young degli Alphaville. Siamo pronti, signor Giorgio? Forever Young, Alphaville. Respecting the worst, and you're going to drop for bomb or no. Let us be young and let's live for it. We don't have the power, we're respecting it to you. Forever young, I don't want to be forever. Giorgio, abbiamo pochi secondi anche per te, perché tu devi sapere che a un certo punto è finito il nastro. È finito il nastro e quindi abbiamo solo il finale della canzone, grandissimo, proprio quando hai fatto... Mamma mia, quanto ci... Però d'altra parte sono gli errori, sono errori tecnici, mi dispiace, sarà... Errori convenienti. Ascolta, ne canti un'altra? Sì, ne canti un'altra. Perfetto. Ma che ti puoi riprendere una volta. Adesso io... Tanto è. Sì. Come t'era venuta questa canzone qua? Ma discretamente, ma non perfettamente, perché oggi Fabio c'ha il DJ, c'ha la cassa piccola invece grande, allora la voce è come, capisci, come chiusa. No. Non si sente. No, non sono un intenditore. Io di solito con lui, sì, perché c'ha, tu sai, un bellissimo impianto, l'ha lasciato a casa, quello più grosso. Capisci. Allora invece che sentire. Questa sera che questa c'era sera, la registrazione. Che sentire la tua voce con un po' di eco, come sono abituato, lo senti come. Hai capito? Ho capito. E allora, ascolta, però, sono soddisfatto. Dalla tua esperienza, cosa vuoi dire ai posteri? Ai posteri la tua sentenza. Un saluto a sicanta.com. Ma io, come, scusa? No, ho capito, però no, no. Volessi fare un saluto a sicanta.com. Perché domani tu sarai su questo sicanta.com, sì, scusa, non ho capito. Sicanta.com. No, okay. Saluto a tutti quelli che cantano, è una bella iniziativa e speriamo che vada avanti, insomma, perché è simpatica. Ci vediamo quest'estate. Grande Giorgio. Di sicuro.